Per molti anni la mia figura, rappresentata nel famoso quadro di Leonardo da Vinci, è stata un mistero. Io non sono altro che Cecilia Gallerani. Sono nata a Milano a seguito della decisione 50 anni prima di mio nonno di stabilirsi lì, dove ho trascorso un'infanzia molto semplice e piena di cultura. Una delle mie più grandi passioni è la poesia, insieme alle materie umanistiche. Appena compiuti 10 anni, la mia famiglia stipula un contratto prematrimoniale con la famiglia dei Visconti per fare in modo che non avessi una vita monastica e garantendo mio marito. A malincuore, a 16 anni però, questo contratto viene annullato, visto che da ambe le famiglie non ci fu un onesto mantenimento degli impegni riguardanti la dote. Questo non mi scoraggia affatto e trovo l'amore in Ludovico, chiamato Il Moro. Era un uomo affascinante, dalla carnagione scura e gli occhi insieme ai capelli del medesimo colore. Avevamo in comune l'amore per le lettere. Lui si era sempre dimostrato una persona gentile e con un animo buono. I nostri incontri, purtroppo, dovevano essere nascosti. E fu proprio lui a regalarmi un'abitazione situata nella parrocchia del Monastero Nuovo, dove ci incontravamo quasi tutte le sere. Mi faceva sentire una donna importante per lui, privilegiata e soprattutto fondamentale per la sua vita, come lui lo era per la mia. La cura e la considerazione che lui aveva per me era indescrivibile a parole, ma una cosa la so per certo: neanche il marito che ebbi dopo di lui, con le sue ricchezze, riuscì a farmi provare le stesse emozioni. Ludovico volle dimostrare il suo immenso amore per me commissionando da Leonardo da Vinci un quadro, anzi, il famoso quadro in cui vengo dipinta con l'ermellino. Tutto questo potere presente nelle sue mani mi faceva sentire desiderata, apprezzata e richiesta. L'incontro con Leonardo fu un onore e apprezzai davvero tanto la chiacchierata che avemmo. La sua rappresentazione non mi ritraeva solo come un soggetto dell'arte. Per lui non ero solo una figura che stava ritraendo su una tela. Il significato di quella rappresentazione fu proprio il sentirmi la protettrice dell'arte. Mi raffigurò con un significato ben preciso, custodire nella mia immagine l'ideologia che lui aveva dell'arte in me. Ero una vera e propria mecenate di quel momento, sia da parte di Ludovico sia da parte di Leonardo nella sua rappresentazione. Fu proprio questa cosa a farmi sentire me stessa, la sensazione dell'essere una campionessa della cultura, a momenti quasi una paladina di essa. Questo fu davvero un momento molto importante e indimenticabile per me. Le sue doti erano strepitose e la sua cultura vastissima. Fu molto piacevole vedere i suoi disegni e sentirlo parlare dell'arte e soprattutto essere anche ricambiata nell'attenzione durante il discorso. Avendo io un amore per il canto e per la scrittura, gliene parlai e lui fu molto lieto di ascoltarmi e propormi nuovi progetti. Fu per me quasi un amico e lo invitai più volte a delle riunioni di studiosi ed intellettuali di Milano, proprio per parlare della filosofia e di lettere. In quel periodo ero stata nominata contessa da poco ed ero molto spesso nella corte della famiglia Sforza, dove venivo trattata quasi come una regina. Furono proprio queste azioni a fare in modo che la moglie di Ludovico iniziò ad avere dei sospetti su di me e sulla relazione con suo marito. In quegli esatti mesi diedi alla luce il mio primo figlio, chiamato Cesare. A causa della sua nascita, io e Ludovico dovemmo separarci drasticamente e allontanarci senza destare sospetti, visto che lui venne minacciato più volte da sua moglie, Isabella d'Este, di volere un risarcimento. Pochi anni dopo, a malincuore, mi sposo con il conte Ludovico Carminati, nel suo castello, che in futuro diventò un luogo di incontro per iniziative culturali, partite proprio da noi, dove venivano ospitati giovani artisti emergenti, su cui noi cercavamo l'impronta e le capacità artistiche di Leonardo da Vinci. La mia vita continua così, fino ai 60 anni, dove purtroppo mi spengo. Di questa nobile vita ricorderò sicuramente la presenza dei due uomini più importanti per me. Ludovico il Moro, che per me fu come un eroe, uno di quelli che combatteva per la fede e amava la sua donna, che in questo caso ero io. Infine, Leonardo da Vinci, un intellettuale che con i suoi pennelli riusciva a racchiudere delle vere e proprie storie, con i loro enigmi.